Buongiorno a tutti voi, buongiorno da Fulvio Colovatti. Ieri insieme a Giovanni Scaramuzzino ho commentato il derby terminato 0-0, lo sapete. Sono rimasto molto perplesso, addirittura mi sono alzato di cattivo umore leggendo i quotidiani, i siti web nel definire un derby bruttissimo. Addirittura qualcuno ha sostenuto il più brutto derby della storia, ma io evidentemente devo aver visto un'altra partita. Prima della partita avevo sottolineato le difficoltà del momento delle due squadre e avevo parlato di un derby all'insegna dell'equilibrio, infatti così è stato. Un Inter che veniva da 2 punti nelle ultime 4 partite, un Milan che ha pareggiato, che veniva da 2 pareggi contro la Salernitana e contro l'Udinese, per cui si presumeva un derby un po' particolare, un po' difficile, un po' dove l'equilibrio l'avrebbe fatta da padrone. Eppure ho visto un derby acceso, un derby giocato all'inglese, un derby dal primo minuto, questo per merito del Milan che ha subito impattato alla grande, ha avuto le sue occasioni, non è un caso che Handanovic è stato il migliore dell'Inter. Certo, questi sono i lati positivi, ma non ho capito, leggo un giornale, qua sfoglio un giornale con tanto di occhiali, scusate perché ormai non ci vedo più. Milan-Inter sveglia, leggo un altro giornale dove si dice ormai Milan-Inter non vincono più, ma scusate un attimo, abbiate pazienza, ma innanzitutto stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica a pari punti con il Napoli, di una squadra che potenzialmente potrebbe andare prima in classifica, certo deve battere il Bologna e questa è l'Inter. Ecco, è chiaro che sono due squadre che hanno delle difficoltà in questo momento, difficoltà evidenti, una vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte per quanto riguarda l'Inter, tra campionato e Coppa, alcuni giocatori totalmente fuori condizione, uno è Lautaro Martinez che non fa gol da quasi 2 mesi, la stessa squadra non fa gol da 4... Da 400, da, 400, da, da 4 gare, sì, scusate, da 4 gare. Barella, che è un altro giocatore, che auguriamoci non sia così fra 20 giorni, nelle due partite, sfide per i mondiali in Qatar, sia un altro Barella. Però torno a dire, non accetto, è chiaro che ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma io sono rimasto allibito da tutte queste critiche, costernato da tutte queste critiche eccessive in un derby che secondo me è stato acceso, vibrante, è finito 0-0. Ma allora cosa volete? Che le partite finiscano 3-3, 2-2 oppure 2-0? Nel caso di 2-0 vittoria del Milan avevamo parlato di crisi dell'Inter allora. Nel caso di vittoria dell'Inter avevamo parlato di crisi del Milan. C'è sempre la ricerca della polemica in tutti i settori. È chiaro che ci sono alcune cose positive, per esempio il Milan ha ritrovato l'intensità, ha ritrovato la voglia di giocare, ha ritrovato alcuni giocatori secondo me importanti, tipo Bennacer che secondo me ha fatto un'ottima gara, anche lo stesso Leao prima di uscire ha fatto un'ottima gara. Ci sono anche alcuni aspetti negativi, tipo l'infortunio di Romagnoli, dopo Kjaer anche Romagnoli è infortunato, poi dopo le difficoltà a fare gol, però insomma siamo tra 1 o 2 partite, rientra Ibrahimovic e augurandoci che Rebic non sia quel giocatore degli ultimi 20 minuti di ieri, insomma questi sono, però io se fossi, non è un caso che andate a vedere cosa dice Pioli, meritava il Milan, vogliamo il titolo, gioco e occasioni, ha ragione Pioli, il Milan ha avuto le sue opportunità. Le ha avute, non le ha sfruttate, le ha sbagliate, ma non mi venite a dire che il Milan si deve svegliare, non mi venite a dire che è stata una brutta partita, perché non è così. Ci
Certo, le difficoltà sono più dalla parte nerazzurra. Dalla parte nerazzurra, dicevo, una vittoria, tre pareggi, tre sconfitte tra campionato e coppa nelle ultime sette gare. Sono segnali evidenti di piccoli. Però l'Inter deve recuperare i giocatori più importanti, deve recuperare innanzitutto Lautaro Martinez, però ieri è entrato Correa, può essere una valida alternativa, c'è Sanchez, deve ritrovare Barella, Çalhanoğlu vedo che gioca troppo indietro, non gioca più, ormai oltre alla costruzione dal basso, come posso dire, tutti si aspettano il lancio lungo per la testa di Dzeko, ma Dzeko cosa può fare se colpisce di testa? Può spizzare il pallone, ma per chi? Lautaro non va in profondità, Lautaro aspetta il pallone, per cui torno a dire, sono rimasto costernato da questa marea di più brutto derby della storia addirittura.